Cari amici di Fano TV, siamo venuti a Pergola, nell'alta valle del Cesano, dove da 8 anni in questa città un'associazione attribuisce un premio, un riconoscimento a qualcuno che per svariati motivi, per attività commerciali, per qualsiasi motivo che lo ha spinto, ha portato in alto il nome di Pergola. Infatti il premio si chiama Pergolese dell'anno perché vuole rappresentare la punta di diamante della promozione del territorio, della rappresentatività del territorio. Siamo in una bomboniera nel teatro di Pergola, veramente uno scrigno dell'arte, e qui si celebra questo momento così alto dell'annualità pergolese. C'è presente il sindaco, naturalmente l'amministrazione, i vertici dell'associazione e anche il premiato che fra un po' andremo a conoscere. Pergolese dell'anno qui a Pergola. Che porta in alto il baluardo dell'enologia marchigiana e l'Istituto di Tutela Vini, che da tempo ha intrapreso un percorso assieme agli agricoltori, assieme ai viticoltori, assieme ai produttori, un percorso che difficilmente da soli avrebbero potuto intraprendere, che è quello della promozione, che è quello della difesa e della tutela. L'unione fa la forza, è il caso di dirlo, tanti piccoli produttori, le Marche sono ricche di tante piccole realtà, le macro aziende sono sempre più difficili da posizionare. Voi avete un compito ben preciso, quello di affiancarle in questo percorso. Sì, noi abbiamo il compito di innanzitutto di aiutarli a tutelare la DOC, dunque a livello nazionale e internazionale, ma soprattutto aiutarli in quello che è la promozione, la comunicazione, dunque fare fiere, eventi, B2B, wine tasting, workshop. E questo, ecco, li aiutiamo, li organizziamo in tutto quanto. Noi sappiamo benissimo, sono piccoli produttori, bravi a essere in vigna, bravi a essere in cantina, a fare grandi vini, però ecco, sotto l'aspetto della comunicazione per loro è un pochettino più complicato, e questo oggi sta avendo un aspetto fondamentale nel mondo, in tutto il mondo dell'agroalimentare, il vino in primis, perché è il prodotto di punta. E dunque ecco, siamo partiti 20 anni fa con 19-20 cantine, oggi siamo 500, con l'aiuto logicamente della comunità europea, della regione Marche, perché noi gli aiutiamo anche a prendere finanziamenti, dunque avere a fondo perduto il 40-50% di quello che investono in promozione. Ecco, dobbiamo far capire anche che la promozione nel vino continuerà sempre nella loro vita, nella loro attività, non si fermerà mai. Con il nostro aiuto riescono a farlo. Ci saranno grandissime soddisfazioni, stiamo lavorando secondo me bene, la regione ci dà una grandissima mano, c'è una bellissima attenzione, è un settore che va, un'economia che va, è logico che un'economia deve mantenersi su degli equilibri, dunque bisogna produrre quello che si vende, bisogna produrre a certi prezzi, ma soprattutto bisogna essere bravi a lavorare insieme, a collaborare, a capire di lavorare innanzitutto sul brand del nostro vino, delle nostre DOC, e poi sul brand aziendale. Ecco, se facciamo questo nel modo giusto, un po' aperti mentalmente, che collaboriamo, penso che riusciamo a fare grandi cose. Le Marche lo meritano, hanno grandissimi prodotti, purtroppo non abbiamo città come Firenze, Siena, Pisa, purtroppo non siamo ai confini con le nazioni molto vicine, abbiamo qualche problema in più, però abbiamo un bellissimo territorio e il territorio è fondamentale. Dobbiamo portare qui gente dall'estero, fare incoming, fare degustare, abbiamo tantissime carte da giocarci, e comunque il nostro punto di forza sono i nostri prodotti, sono grandi prodotti, sono riconosciuti, hanno un valore non solo di immagine ma anche un valore organolettico importante, begli abbinamenti, belle strutture, e diciamo che lavoriamo con grandissima fiducia, e vediamo che i giovani, che anche gente che non è nata proprio in campagna, oggi si avvicina a questo mondo per avere una possibilità economica. Sta andando avanti tutto quanto abbastanza bene, è logico che è tutto difficile nel mondo attuale, la concorrenza non manca, però il Made in Italy all'estero è importante e dobbiamo essere bravi a mantenerlo, questo è fondamentale. Un vitigno questo che ha regalato grandi soddisfazioni, voi come centro ricerche sicuramente l'avete tenuto d'occhio nel tempo. Certo. Certo, allora parliamo innanzitutto, abbiamo parlato del aleatico, che è quello che va a costituire la vernaccia di Pergola, che ormai è realtà,
ha avuto una lunga storia, è realtà. La cosa che ci interessa al momento invece sono degli altri nuovi vitigni, nuovi ma antichi, perché esistenti sul territorio, un po' persi nell'evoluzione della viticoltura, ma che grazie anche a Francesco Tonelli, ma e altri e molti altri viticoltori custodi, chiamiamoli così, mantengono queste varietà, ce le hanno fatte conoscere. Noi abbiamo messo a disposizione tutte le nostre capacità di ricerca scientifica, di indagine, al fine di valutarne l'unicità, innanzitutto, l'identità e poi la caratterizzazione produttiva e qualitativa. Tutto questo è fondamentale per arrivare a descrivere queste varietà e quindi iscriverle al Registro Nazionale delle Varietà, che è il primo passo per avere la possibilità di coltivare questo materiale. Materiale locale, quindi fondamentale per creare delle identità territoriali. Territorio, vino e vino come volano di molte altre attività, comprese altri prodotti, paesaggi, enoturismo, eccetera, eccetera. E su questo fatto della biodiversità noi come ente, ma anche a livello europeo e nazionale, c'è un grande importanza e una gran voglia di fare. La nostra ha un compito arduo, individuare ogni anno un personaggio che possa identificare, incarnare lo spirito della città, un bel lavoro. Sì, ma devo dire per onestà culturale che non è solo Pergola Nostra, è anche il Comune di Pergola, è anche la Proloco, è anche il Lions, è anche la Banca di Credito Cooperativo, è anche la famiglia Lancia che insieme a noi compongono il comitato esecutivo per l'assegnazione. Certo, degli anni facciamo un po' più fatica, ma quest'anno è stato facilissimo. 10 secondi avevamo già individuato il pergolese dell'anno, perché Pergola, come dicevo durante la manifestazione, stava per la vernaccia rossa di Pergola, che si credeva originariamente una deviazione clonica del Barsamino Umbro, poi è stato scoperto che era un aleatico, abbiamo lavorato per la sua valorizzazione, non senza difficoltà, non senza intoppi burocratici, ma grazie alla tenacia, alla costanza siamo riusciti ad ottenere la DOC e oggi è quasi impossibile a ottenerla, perché oggi non la rilascia più il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, la rilascia la Commissione Europea. E quindi figuratevi che razza di iter burocratico bisogna fare per avere il riconoscimento, e questo ci inorgoglisce. Noi siamo a buon titolo dentro gli MT, che gli MC, l'Istituto Marchigiano di Tutela, che ci porta nel mondo, come è stato ricordato, e noi siamo legittimamente orgogliosi di partecipare, di essere tra i primi, di affiancare. Lei pensi che la prima rassegna enologica che ho raccontato, che abbiamo tenuto nel 1983, avevamo trovato 200 tipi di vino, abbiamo battuto podere per podere tutta la campagna pergolese dintorni, e questo vitigno che stava scomparendo siamo riusciti a salvarlo. La vernaccia di Bino Baldelli, come è stato ricordato, che ha preso 100 punti su 100, ci ha inorgoglito e ci ha spinto a farlo, ci ha spinto ad andare avanti, e oggi siamo legittimamente orgogliosi e speriamo che non finisca qui, perché come hanno detto chi mi ha preceduto, ancora ci sono altri biotipi da valorizzare, ma soprattutto c'è anche il distillato di vernaccia, che è lacrima di vernaccia, che Gian Piero ci aveva un aneddoto da raccontare e che ci inorgoglisce anche quello. Quindi, come diceva Paolo Mieri visitando Tipicità a Fermo, le Marche stanno esplodendo. Vi voglio raccontare un fatto: 2 anni fa è venuto presidente di un'associazione di sommelier francesi. Abbiamo messo a confronto, abbiamo comparato i nostri 4 vini con i loro. Loro dicevano in continuazione: incredibile, incredibile. Perché è incredibile? Perché dice: non avremmo mai creduto che nelle Marche ci fosse un vino di questa levatura, e noi siamo legittimamente orgogliosi. Francesco Tonelli,
a cui va riconosciuto il merito di aver salvato negli anni 80 il vitigno della Vernaccia, che era in via di estinzione, di averne affinato la vinificazione fino a raggiungere la denominazione di origine controllata col nome di Pergola DOC e di avere condotto quale presidente il consorzio di tutela Vini DOC di Pergola. Questa è la motivazione ufficiale che è stata riconosciuta a Francesco Tonelli. Al di là delle motivazioni e delle didascalie, una persona che ha dato molto a questa città e voi avete voluto sottolineare questo lavoro. Certo che ha dato molto a questa città, perché il nome di Pergola è su una bottiglia che gira tutto il mondo, va dal Giappone all'India, al Cile, nelle Americhe, quindi è il nostro nome che viene diffuso e poi è una peculiarità del territorio che tra l'altro questa sera non è stato menzionato, ma non finisce qui, perché ci sono altri vitigni che sono stati individuati e che probabilmente verranno valorizzati nei prossimi anni. Allora, pergolese dell'anno Francesco Tonelli, viticoltore, produttore vinicolo, ha un significato particolare questo riconoscimento? Produttore, viticoltore e soprattutto grande appassionato di queste cose. E nel mio DNA c'è praticamente la vite, c'è il vino, perché provengo da una famiglia di produttori storici. La cantina di mio nonno era nata nel 1912, proseguita poi l'attività da mio padre e mio zio, e poi sono arrivati a me, che ho continuato questa tradizione e ho conservato tutto quello che loro mi hanno trasmesso, e poi adesso c'è mio figlio, ma io continuo a lavorare e forse ho un po' più di tempo per fare le mie ricerche ampelografiche sulla vite, per trovare queste viti che altrimenti scomparirebbero, ecco. E diventa quasi un'ossessione, quanto mi segnalano una vite io devo andare, per forza devo andare a vedere, perché dico magari la vite muore, magari mi è capitato una volta che un colpo di vento in un paese di notte ha rotto la vite. Fortunatamente non era una vite, era una vite conosciuta, però ecco, succede anche questo, chi ha tempo non aspetti tempo, insomma. Questo è il mio modo di vivere la viticoltura. Se c'è la Pergola DOC lo si deve anche al suo lavoro di coaching, di coordinamento. Sì, di coordinamento, di insistenza, a quante persone probabilmente ho rotto le scatole insistendo pesantemente per far sì che questa DOC arrivasse veramente. Sono stato però sempre supportato da amici, da gente che ci credeva come me, dal qui presente Ritaldo Abbondanzieri, che come me ha fatto queste battaglie insieme a me, e siamo andati nelle campagne a cercare le viti. Lui stesso ha la prima vigna che noi abbiamo impiantato, mi sembra nell'85, in località Montevecchio di Pergola. Abbiamo impiantato due vigne, perché una l'ha impiantata lui, il nostro presidente di Pergola DOC, Ritaldo Abbondanzieri, e una l'ho impiantata io. Fu una rivelazione di doti non comuni, di cultura, di ingegno, di intuito e di sintesi. Ed ancora, per la sua sobrietà, per la sua cordialità, per il suo senso civico e la sua squisita ospitalità. Infine, per quell'amore, quasi devozione, alla nostra Pergola. Orgogliosamente siamo legati alla nostra terra e la difendiamo. E in questa difesa non posso che parlare del professore e amico Francesco Tonelli. Sindaco, allora un riconoscimento a cittadini virtuosi che portano in alto il nome di Pergola, in questo caso un figlio della terra, una persona che ha investito nel territorio. Francesco Tonelli, Villa Ligi, un figlio della nostra terra, orgogliosamente pergolese, che ha investito sul nostro territorio quando, investendo da altre parti, poteva ottenere magari nell'immediato un maggiore interesse e riscontro economico. Invece ha investito qui, è riuscito ad ottenere, rappresentando gli altri produttori e le altre aziende del nostro territorio, un grande successo, il riconoscimento del nostro vino, del vino pergolese,
il riconoscimento come una delle più giovani DOC della nostra regione, e questo, come ben capite, sostiene l'economia del territorio, fa conoscere Pergola non solo per i suoi bronzi dorati, per il suo centro storico medievale così bello e accogliente, ma anche per i suoi prodotti del territorio, in modo particolare per i vini. State investendo come amministrazione in tanti prodotti, questo può essere un veicolo importante perché è la nuova frontiera del turismo. Sì, Pergola è città di qualità, è città di qualità nel patrimonio artistico, culturale, architettonico del centro storico della città, ma è anche qualità nei suoi prodotti, quindi innegabile che l'amministrazione comunale debba necessariamente investire in questa qualità e nella qualità dei suoi prodotti. Anche in questo devo dire che Francesco Tonelli è un supporto, una pietra miliare della nostra attività di promozione, in cui crediamo e anzi stiamo facendo ulteriori passi. Dopo il vino vogliamo che anche il visciolato di Pergola, che è stato conservato nei secoli dai maestri di cantina del nostro territorio, possa avere dei riconoscimenti. Stiamo facendo in questo periodo proprio questo e stiamo scommettendo sull'altissima qualità dei nostri prodotti, e tra questi il vino e il visciolato. Nella tonaca abbiamo i grappoli, quindi c'è un riferimento forte al vino, alla vite qui a Pergola. Questa aromaticità del Pergola, una volta assaggiata, poi non te lo scordi più. Le Marche stanno vivendo un periodo dal punto di vista enologico di grande fulgore. Ci sono, rispetto al passato, dei vitigni che si stanno imponendo a livello internazionale. Qui siamo al cospetto di una delle DOC più rappresentative di questo territorio, Papi. Sì, questa qui è la DOC rappresentativa del territorio perché è costituita da un vitigno molto molto particolare. Basti pensare che se noi in Italia diciamo aleatico, lo immaginiamo dolce, perché abbiamo l'Isola d'Elba e Gradoli nel Lazio che fanno vini dolci, mentre invece qui da sempre è stato fatto un vino secco, quindi è, oltre a questo, è un vitigno marcante, quindi ha delle sensazioni olfattive che tu le riconosci, la viola, i piccoli frutti rossi, alcune spezie che sono caratterizzanti del vitigno, quindi le ritroviamo nel bicchiere in qualsiasi forma noi le vogliamo, poi vengono vinificate. E detto questo, il vitigno, il vino è molto particolare perché si adopera per molte pratiche e può essere, anche come raccontavo prima, anche un vino rosso estivo, lo metti in frigo, lo bevi fresco perché ha pochi tannini, quindi è un vino, diciamo, potrebbe essere un vino bianco colorato di rosso perché è piacevole in questo senso, mantiene tanta freschezza e tanta bevibilità. La cosa che affascina molti di quelli che naturalmente hanno a che fare con le bottiglie di vino, soprattutto ultimamente, sono gli abbinamenti, cioè come abbiniamo un vino quando ce lo portiamo a casa e quando ce lo compriamo. Allora, il Pergola riserva una sorpresa, perché col bianco noi ci mettiamo vicino il pesce, ma con una ricetta tradizionale fanese mi sa che si può sposare, giusto? Come no, se noi prendiamo il brodetto alla fanese, quindi con una base rossa, il Pergola si adatta benissimo perché, non avendo molti tannini, non va così a contrastare molto con la carne del pesce, quindi si crea un matrimonio perfetto a tavola, quindi sicuramente è buonissimo. È buonissimo. Allora, parola di sommelier, avete capito quante potenzialità c'ha questo vino. Un pergolese dell'anno è stato insignito di questo premio grazie alla sua opera, al suo lavoro con questo vitigno, e quindi chiudiamo qui questo speciale regalandovi un abbinamento proprio in tema enologico.